Il 7 ottobre è una data importantissima per la Chiesa Cattolica, poiché si celebra la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario. L'immagine della Madonna del Rosario raffigura la nostra cara mamma in abito azzurro, che ha tra le mani un santo rosario. Su una nuvola dorata, circondata da angeli, la Madonna con Gesù bambino dà nelle mani di San Domenico il rosario. Intorno ad ella ci sono, a sinistra San Francesco e San Nicola, e a destra Santa Caterina, Santa Teresa e Santa Elisabetta. Papa Gregorio XIII istituì questa festa poiché i cristiani attribuirono il merito della vittoria alla protezione di Maria, che avevano invocato recitando il rosario prima della battaglia. Recitiamo in tale giorno solenne questa preghiera alla nostra Vergine Maria del Rosario per chiedere protezione e affidiamoci a lei per risolvere i problemi della nostra vita. Quando c'è bisogno di un miracolo per se stessi, per i figli o per un parente, sia che abbiamo bisogno che ci aiuti o che ci protegga o ci guidi, chiediamo con gran fede alla Vergine e lei ci aiuterà come solo lei sa fare, donando tutto il suo amore materno a suoi fedeli. Ricordiamo sempre di recitare il suo Santo Rosario, arma potente, strumento di difesa dal maligno. Preghiamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O augusta Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina gloriosa del Santo Rosario, noi devoti figli tuoi, raccolti su questa terra, in questo giorno solenne, e fondiamo gli affetti del nostro cuore, con confidenza di figli, ti esprimiamo le nostre miserie. Vergine del Rosario, mia cara madre, tu sei speranza, tenerezza, luce e fede. Solo pregando il tuo Santo Rosario riesco a trovare conforto nel mio dolore. Perdona i miei peccati e se sto fallendo in qualcosa, ti prego di avvicinarmi con il cuore di più a Dio, affinché possa lodarvi per tutta l'eternità. Santa Maria, Madre nostra, che in ogni mistero del Santo Rosario ci offre il Salvatore, veniamo da te nel bisogno, ci rallegriamo che dalla croce il Signore ti abbia affidato la missione di avvicinarci a Lui e alla Sua Chiesa, attraverso la conversione e la penitenza. Incoraggiati dalla tua fiducia, mettiamo le nostre preoccupazioni e paure nelle tue mani materne. Ma desideriamo imitare la tua fedeltà a Dio, accettando con amore e umiltà tutte le prove della nostra vita. Nostra Madre del Rosario, la tua presenza rinnovi la nostra vita e si alleggerisca il peso della sofferenza e della malattia. Rafforza il nostro amore per gli altri, diventando così testimoni dell'amore del Padre, che non ha esitato, attraverso di te, a donarci Gesù per salvare il mondo intero. Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi, coronata regina, alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale, su tutti i cori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei l'Onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci. Un'ultima grazia noi ora ti chiediamo, o Regina,
che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Confidiamo in te, Madre del Santo Rosario. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.